l'alba a Gerusalemme, mentre la notte pende sulle colonne d'Ercole. Tutte le età sono contemporanee. Si è prima di Cristo, diciamo nel Marocco. Il Medioevo è in Russia, del 1910. Il futuro si desta già nella mente dei pochi. Questo è vero per la letteratura, dove il tempo reale è indipendente dal tempo apparente e parecchi dei suoi morti sono contemporanei dei nostri nipoti, mentre parecchi dei nostri contemporanei sono già stati accolti nel seno di Abramo. Ciò che ci serve è una cultura letteraria che pesi Teocrito e Yeats con la stessa bilancia. Passando Arturo, sopra il foro per il fumo, l'illuminazione elettrica eccessiva mette a fuoco il tizio che rubò una cassaforte che non sapeva aprire. Interludio intitolato Periplo in camion. E la NA di Avoy gioca a colpire i lembi della tenda, clac tu, facendo la pioggia 1, 2, 7, oh, derim baluba. Ulisse tornerà. Eppure, novello Orfeo, se guarda alla letteratura, Pound la perde. Del suo tempo alla poesia e il resto ad aiutare gli amici dal punto di vista materiale ed artistico. Li difende quando sono attaccati, fa pubblicare le loro opere e li fa uscire di prigione. Presta loro del denaro, vende i loro quadri, organizza i loro concerti, gli dedica degli articoli, li presenta a donne ricche, fa accettare i loro libri dagli editori, resta con loro tutta la notte quando credono di essere in agonia, è testimone nelle loro ultime volontà. Li distoglie dal suicidio. In fin dei conti, è uno che si astiene dal pugnalarli alle spalle alla prima occasione. Questo disse di Ezra Pound a Parigi nel 1925 Ernest Hemingway. Hemingway è uno scrittore che non mi ha deluso. Cocteau mi chiamava il Rameur sur la fleuve des morts. Per me guardare indietro è triste. Se avesse dovuto raffigurare Caronte, il nocchiero infernale, un vecchio bianco per antico pelo che intorno agli occhi aveva di fiamme rote, forse Jean Cocteau avrebbe ritratto Pound. Uomini alteri sono resi alla terra. Questi i compagni. Fordy, che scrisse dei giganti. E William, che sognava la nobiltà. E Jim, il commediante, che cantava Castello di Blarney, amore, ora non sei che un mucchio di pietre. Sono i nomi di Joyce, di Yeats, di Ford, adombrati in questo punto dei Cantos, in cui Pound fa per la prima volta uso della dimensione tempo-memoria. E dietro, le facce di altri scomparsi, Williams e Aldington ed Hemingway. Pound, un infaticabile artefice di letteratura col piglio della sceta e l'abilità insoddisfatta, la pratica aggressività del pioniere. Ho visitato la tomba di Joyce a Zurigo l'inverno scorso.
una tomba senza fiori fra quelle decorate con alberi di Natale e corone con le candeline, come si usa lì. I nomi di Joyce e di Nora quasi illegibili sulla pietra nascosta fra l'erba. Ah, lasciate che un vecchio abbia quiete. Così finisce il suo 82° canto. E io so benissimo che sono qui a turbare la sua quiete, Pound. Però prima di tutto vorrei esternarle lo stato d'animo con cui io sono qui di fronte a lei. Leggerò un suo testo. Si ricorda una delle poesie di Lustra, in cui lei si rivolge a Walt Whitman. E dice così: stringo un patto con te, Walt Whitman. Ti detesto ormai da troppo tempo. Vengo a te come un fanciullo cresciuto che ha avuto un padre dalla testa dura. Sono abbastanza grande ora per fare amicizia. Fosti tu ad abbattere la nuova foresta, ora è tempo di intagliare il legno. Abbiamo un solo stelo e una sola radice, che i rapporti siano ristabiliti fra noi. Ora io potrei leggere questa poesia cambiando soltanto due piccoli particolari, cioè il suo nome e un'altra cosa che adesso sentirà. Potrei leggergliela così: stringo un patto con te, Ezra Pound. Ti detesto ormai da troppo tempo. Vengo a te come un fanciullo cresciuto che ha avuto un padre della testa dura. Sono abbastanza grande ora per fare amicizia. Fosti tu ad intagliare il legno. Ora è tempo di abbattere la nuova foresta. Abbiamo un solo stelo e una sola radice, che i rapporti siano ristabiliti fra noi. Bene, amici, allora, pax tibi, pax mundi. Un'altra osservazione che vorrei fare è questa. Vorrei chiedere così, brutalmente, lei si sente un po' rispetto alla cultura europea come un po' come appartenente a uno di quelli che lei chiama o i barbari, i barbari? Quando lei è venuto a Gibilterra, dall'America, si è sentito un po' uno di questi oi barbari che venivano in Europa o no? Non credo di aver avuto nessun complesso di inferiorità in gioventù. E l'arrivo a Gibilterra nel 1908 non era un primo approdo, ma un ritorno. All'età di 12 anni avevo visitato l'Europa, come scrisse poi nell'Indiscretions, Indiscrezione, un brano autobiografico sui miei primi anni. Sa perché le dico questo? Perché alla fine della lettura dei suoi saggi, bellissimi saggi letterari, malgrado l'immensa erudizione e l'immensa acutezza critica dei saggi, c'è in essi qualcosa di barbarico. La mia prosa è divenuta in un certo periodo cruda, in reazione forse all'entourage, molto per bene. Al diavolo Robert Browning. Non può esserci che l'unico sordello. Ma sordello, e il mio sordello? Lo sordel si fo di Mantovana. Soshu zancolava nel mare. La foca scherza nei cerchi di spruzzi bianchi della risacca, testa lucida, figlia di Lear, occhi di Picasso, sotto nero cappuccio di pelo, svelta figlia di oceano. E l'onda fluisce nell'incastro della spiaggia. Eleonora e Lenaus de Leptolis. E il povero vecchio Omero cieco, cieco come un pipistrello. Niente mi è stato concesso facilmente. Londra era allora il centro attivo per scrittori di lingua inglese. Li capitai da Venezia, dove avevo fatto stampare a spese mie il mio primo libro, A lume spento.
questo fu la mia casa da visita per l'editore londinese Elkin Matthews, che stampò a spese sue il mio secondo libro. Poi detti una serie di conferenze sui poeti trovatorici al Polytechnic Institute. Fra il pubblico c'era un'amica di Yeats che anni dopo divenne la mia suocera. A questa signora mi presento a Yeats. Tanto difficile, Yeats. Il bello è tanto difficile. Ero sempre una grande ammirazione per Henry James, ma non ho mai provato di imitarlo. Però in alcuni dei miei primi scritti c'è traccia di James, stilisticamente parlando. Ma era involontaria e passeggera. Iniziatore, qualcuno disse dittatore, di movimenti d'avanguardia, imagismo, vorticismo, The Blessed con Wyndham Lewis e Godier Breschka, lascerà un segno incancellabile nella cultura inglese. Cummings disse, Pound è stato per la poesia di questo secolo ciò che Einstein fu per la fisica. Pound fa saltare le frontiere, scritti critici, lettere, poesie. A lume spento è del 1908. 1909, Persone. Stesso anno, Exultations. Nel 10, Provençal, poi Canzoni. Nel 12, Risposte. Lustra è del 16, Hugh Selwyn Moberly, del 20. Eliot dedicò Terra desolata a Pound, chiamandolo il miglior fabbro. E così scrisse di lui. Pound fu un maestro autoritario ed ha sempre avuto la passione di insegnare. Quando gli presentai il manoscritto caotico della Terra desolata, lo riebbi indietro ridotto della metà, che è poi la sua forma definitiva. E i disegni blu che Pound vi tracciò sono la testimonianza irrefutabile del suo genio critico. Pound forgiò Eliot non solo abituandolo al taglio, alla forbice, ma forse anche all'uso dello stile parlato. Eliot non aveva bisogno di suggerimenti. Sua cultura conteneva tante fonti. Dunque lo stile parlato non era una novità per lui. Dio sa che resta della nostra Londra, la mia Londra, la vostra Londra. Nel 17-18 ero a Londra. Sbarcavo il lunario in questi tempi di guerra facendo il critico musicale e letterario. I primi cantos cominciò a scriverli nel 1917. Nel 20 è a Parigi. Ci resterà 4 anni. Entrez, c'est la maison de tout le monde. Nel 22 James Joyce, mezzo cieco, pubblicò Ulisse. Lo dovette all'aiuto diretto di Pound, gliene fu sempre grato. E così Hemingway. Amici, nella Parigi folle degli anni 20, follie e miseria. Di croissant, poi un'era di pain au lait. Credevo, disse Cocteau, di essere fra letterati e poi vidi un gruppo di meccanici e di inservienti di garage. Quei due signori attraversavano la Concorde o per quello il negozio di roba vecchia di GD.
con le poltrone di Teofilli. Si poteva vivere in un appartamento simile con la vista dei tetti di Parigi. Ça s'appelle une mansarde. I vecchi alberi vicino alla rue Jacob erano puntellati perché non cadessero. Poi venne in Italia. He had, we believe, seriously contributed to the welfare of certain localities. He left some permanent work and plans for irrigation of the western desert, made effective a score of years after his agitation. He had opposed nepotism, the one palpable result of not having pushed my father into a soft Washington job. He owned in the latter 80s a few silver mines in the Rockies, which were jumped and fell into litigation, which was finally decided in his favor, too late for the decision to be of any use whatsoever. He still owned a farm, a fad for clipping the horns that milk cows exercised maleficent influence upon both the farm and the milk route. He retained even then a spring of the purest water known to man, christened Lasting Water after Hiawatha's beloved. Ezra Pound è nato il 30 ottobre 1885 a Haley, nell'Idaho. Ha due lauree. New York. È New York la più bella città del mondo? Per esserlo non le manca molto. Non vi sono notti cittadine come le sue notti. Ho guardato sulla città da finestre alte. È allora che i grandi edifici perdono realtà e si investono dei loro poteri magici. Essi sono immateriali. Non si vedono, cioè, che le aperture luminose, quadrati e quadrati di fiamma, incastonati ed incisi nell'etere. Questa è la nostra poesia. Abbiamo tirato giù dal cielo le stelle per farle ubbidire alle nostre intenzioni. I miei genitori abitarono a Haley, nell'Idaho, un piccolo paese di fronte all'immenso filo dei montagni della Sawtooth Range. Le terre venivano ancora concessi ai primi arrivati. Mio padre teneva il registro di queste concessioni. Il clima rigido e la solitudine della regione non conveniva a mia madre, abituata a New York. Non ricordo queste montagne rocciose dove sono nato. Spero sempre di poter ritornare prima di morire. In the mind of heaven, God, who made it more than the sun in our eye. Fifth element muds in Napoleon. With usury, has no man a good house made of stone. No painted paradise on his church wall. With usury, the stone cutter is kept from his stone. The weaver is kept from his loom by usura. Wool does not come into market. The peasant does not eat his own grain. The girl's needle goes blunt in her hand. The looms are hushed one after another, 10,000 after 10,000. Duccio was not by usura.
nor was la calunnia painted. Neither ambrosio praedis nor angelico had their skill by usura, nor San Trophim its cloister, nor Saint Hilaire its proportions. So that leaving America, I brought with me $80, in England a letter of Thomas Hardy's, and Italy one eucalyptus pip from the Salita that goes up from Rapallo. If I go, a San Bartolomeo mi vidi col pargoletto, chiudato a terra con le braccia aperte, in forma di croce gemisti, disse: io son la luna, coi piedi sulla falce d'argento, mi parve di pietosa sembianza. I primi 16 cantos appaiono nel 1925. L'opera ispirata dalla Divina Commedia doveva essere di 100 canti, ma il limite è stato superato, i cantos sono 116 e forse ne verranno degli altri. Centinaia i personaggi citati. Come Dante, Pound non si può leggere senza guardare le note riguardanti citazioni, persone, avvenimenti e qualche nota illustrativa per chi non conosce il greco, il latino, il dolce stil novo, i poeti provenzali, il cinese, le parole nuove, la scrittura fonetica. Ora, i cantos sono per me soprattutto una serie di stupendi frammenti lirici collegati a volte da materiale di minore rilievo. È una summa della cultura mondiale, dalle origini, potrei dire, a oggi, nella quale Pound ha creduto di riconoscere se stesso, nel senso che determinando, dando un suo luogo a tutte le forze che hanno contribuito a creare lui individuo, gli è sembrato di riconoscere nelle forze che lo hanno determinato se stesso. I cantos per me sono soprattutto questa ricerca di sé individuo immerso in una determinata cultura, con determinate origini, con determinate manifestazioni. Non per nulla W.B. Yeats ebbe a dire che leggere Pound dà l'impressione di leggere un capolavoro greco sconosciuto, cioè lo ha quasi definito traduttore anche là dove non traduce. Come si può collocare Ezra Pound nel paesaggio della letteratura americana contemporanea? Credo che il suo antecedente letterario più evidente sia Walt Whitman. Walt Whitman, il quale a un certo momento fece una sorta di dichiarazione di indipendenza intellettuale dell'America. Solo che Ezra Pound ebbe forse l'impressione che le radici culturali di Whitman non fossero sufficienti, di qui il suo espatrio verso l'Europa alla ricerca non di una letteratura europea contemporanea nella quale inserirsi e dalla quale derivare spunti emotivi, ma alla ricerca delle radici più remote della cultura europea. C'è questo bisogno di verificare alle fonti le radici autentiche anche della cultura americana. La cultura americana, la letteratura americana, si era innestata nel vecchio tronco della letteratura inglese, e forse questo sembrava a Ezra Pound un humus non sufficientemente profondo. Bisogna andare più lontano, di qui il suo espatrio, di qui il suo interesse per i primi segni di cultura letteraria europea. Non mangiarne nel mondo sotterra. Bada che il sole o la luna benedicano il tuo pasto, core, cose, per i sei semi di un errore. O che le stelle benedicano il tuo pasto. O lince, fa la guardia a quest'orto,
evita il solco di Demetra. Questo frutto chiude in sé un fuoco. Pomona, Pomona, non vi è vetro più chiaro dei globi di questa fiamma? Quale mare è più chiaro del corpo di melograna che racchiude la fiamma? Pomona, Pomona, lince, fa la guardia a quest'orto che ha nome Melagrana, o il campo dei melagrani. Il mare non è più chiaro nell'azzurro, né le Eliadi che recano luce. Ecco le linci, ecco le linci. C'è un suono nella foresta, di pardo o di bassaride o crotalo o di foglie che s'agitano. Citera, ecco le linci, il querciolo e romperà in fiore. C'è una rosa canina in questo sottobosco, rossa, bianca, no, ma di un colore intermedio. Quando la melagrana è schiusa e luce cade a mezzo su di essa, lince, bada a queste spine di rampicante, o lince, Glaucopis, sale dei terrazzi di ulivi, cutera. Ecco le linci e il tinnire dei crotali. C'è un ribollio di polvere dalle foglie vecchie. Vuoi barattare le rose con le ghiande? Mangeranno le linci fogli di biancospino? Qualcuno, non si sa bene se Joyce o Montale, se Chaplin o Picasso, ha definito Pound il poeta della civiltà atomica, il più grande poeta di questa civiltà. È certo che né Joyce, né Picasso, né Chaplin m'hanno mai chiamato poeta della civiltà atomica. Se Montale l'ha detto, scherzava di sicuro. Credi che egli parla più volentieri di male cosmico che non di civiltà atomica. Quando ho conosciuto Pound, la sua gloria non era ancora giunta allo zenith. Viveva a Rapallo. Bisogna risalire al 1925. Mi portò da lui Carlo Linati, che si occupava di letteratura americana. Pound era un uomo molto forte, robusto, con una piccola barba color carota, un giocatore di tennis molto esperto che in quattro colpi liquidò l'amico Gian Siro Ferrata, che però non era un grande campione, devo dire, e aveva già scritto le poesie provenzali di persone, maschere, che sono fra le sue cose più belle. Per me, su di me esercitava una grande suggestione, aveva preso parte all'imagismo, al vorticismo, alla poesia dell'ideogramma, aveva fatto parte di quei gruppi di americani, gli exiles, che si erano autoesiliati a Parigi per vivere una vita più indipendente, diciamo, di cui resta un riflesso in un libro di Hemingway, Fiesta. Insomma, era un uomo che aveva un passato molto, molto importante per me. Si occupava di musica, di etnologia, leggeva Frobenius, si occupava di tante cose. Nel suo cervello c'era una specie di festival di tutte le culture del mondo, così, un festival fuori del tempo e fuori della storia, così, qualche cosa che una cultura che faceva un enorme balletto per conto suo. E di letteratura italiana si occupava poco, ma preferiva i poeti dell'Orchestri Nuovo, ma soprattutto apprezzava Guido Cavalcanti, di cui voleva dare, dette in effetti, un'edizione critica, che però non parve tale ai competenti. I moderni gli erano pressoché sconosciuti, non lo interessavano. Una delle, oserei dire, delle manie di Pound era l'economia. Pound vedeva nell'usura, nel prestito di denaro contro interesse, la malattia fondamentale del nostro mondo. Questo era terribilmente contrario alla civiltà americana. Io non so se questo fatto, questa sua inclinazione, lo abbia portato ad accostarsi al regime fascista durante il periodo in cui egli visse in Italia. Non mi risulta che durante il fascismo non esistessero degli usurai, certamente ne esistevano, ma in ogni modo lui era convinto che
occorresse sul piano mondiale una riforma profonda che impedisse l'usura. Aveva accettato le teorie di Geisel e del maggiore Douglas, che mi pare sono fondate su una certa prescrizione del denaro, del biglietto di banca, in modo che non possa darsi più un interesse. Si direbbe che nella teoria di Pound il denaro è fatto per essere speso ma non tesaurizzato. Sembra strano che un poeta si interessi di problemi monetari, di prescrittibilità della moneta, usura, interessi, sconti. Come si combina tutto ciò con la poesia? Per risposta le ramanto Dante, che primo e meglio di tutti combinò questioni simili con la poesia. Può un uomo, soprattutto un poeta, contestare nelle opere e nella vita il mondo in cui vive ed esserne ugualmente interprete? Necessario essere vissuto veramente e non essere passato al margine. Nei Cantos, Pound stabilisce un punto di convergenza tra letteratura e politica. Non mancano autentiche invettive. E merda per i monopolisti, per quella folla bastarda. E poi, e quel bastardo d'italiano non è, con le dovute eccezioni, onesto nell'amministrare più di quanto sia sincero il britanno. E se il principio primo del governo è il furto, vi sarà latrocinio in scala minore. Può uno scrittore mantenere il suo linguaggio, la sua ispirazione ugualmente nitidi ed efficaci? Dante e Shakespeare hanno toccato questi problemi. La parola politica è una parola temporanea, si limita al vocabolario. Eliminiamo la politica. Resta comunque la sensazione nel lettore comune, chiamiamolo tradizionalista, che la letteratura o la poesia debbano essere ispirate dall'amore, dalla passione, dal sentimento, ma non dalla violenza. Può esserci un'arte ispirata dall'odio? Gran parte della letteratura sorge dall'odio, ma quanto c'è di sano è ciò che emerge dalle rovine. Nonostante le sue velleità di operare in campi a lui assolutamente lontani, Pound per me rimane un grande creatore di linguaggio, e nel momento che credette di poter interpretare la realtà contemporanea ha commesso il più grave errore della sua vita. Non dico imperdonabile, perché non lo reputo totalmente responsabile delle posizioni prese in anni cruciali per tutti noi, ma anche in questo caso io penso che Pound considerava la cosa da un lato talmente astratto da non vedere dei cadaveri, da non vedere le tremende conseguenze di quello che stava accadendo. Era così un concetto astratto, quasi fermo ai valori verbali. Per me Pound è sempre vissuto in un clima di poesia assoluta, di culto del linguaggio, di un estetismo dal quale, nonostante le apparenze, non si è mai liberato. Se è vero che l'artista è colui per il quale il mondo esteriore esiste, questo si può dire che Pound è stato veramente un artista, ma il mondo esteriore, da lui visto, era poi un mondo fatto di culture di tutti i tempi, una specie di mistura, oserei dire una specie di torrone culturale in cui confluivano fatti di ogni tempo e avvenimenti di ogni epoca, poesie e opere di ogni stagione, insomma. E si era fatto quindi un suo pantheon personale, aveva degli adepiti, degli allievi e degli amici fedelissimi, bastare fare il suo nome per essere ricevuti. Mi ricordo che a Parigi riuscì a essere ricevuto da Brancusi soltanto perché mi presentai un po' abusivamente come un amico di Pound. Solo allora il piccolo vecchio rumeno con una barba molto sudice e occhi piuttosto feroci lo aprì la porta e mi tenne circa un quarto d'ora con sé. Soltanto il nome di Pound aveva fatto sì che Brancusi aprisse la sua porta.
come scrisse anni fa lo scultore romeno Brancusi, mi è parso un santo e l'ho messo all'apice della mia scala di valore nel libro A Guide to Culture. Recentemente un amico mi propose di portarmi in Romania a vedere la Tavola del Silenzio, la Porta degli Sposi e la Colonna Infinita, che fanno parte del santuario dedicato ai contadini caduti nella Prima Guerra Mondiale. Vidi a Parigi negli anni 20 un abbozzo della colonna nello studio di Brancusi, a Lampas Ronsin. Quello studio, ricostruito e conservato adesso alla Galleria d'Art Moderne di Parigi, dove si trova anche la sala dedicata all'altro amico scultore Gaudier. Quando Gaudier morì, io scrissi: abbiamo perduto il migliore fra i giovani scultori e il più promettente. La guerra non infliggerà alle arti una perdita più grande di questa. Ho ritrovato Pound più volte a Firenze, città che gli piaceva poco però. E dopo qualche anno non lo vidi più e passò molto tempo. Tempus loquendi, tempus tacendi. Passò molto tempo, infatti. Qualcuno non dimenticò la propaganda radiofonica di Pound per il fascismo. Catturato nel maggio del 45 e rinchiuso nel campo di Coltano, presso Pisa. Formica solitaria d'un formicaio distrutto dalle rovine d'Europa, Ego Scriptor. Comincia a scrivere i Pisan Cantos, forse le sue poesie più belle. Caldo, foro, hep, gatto o parole di volume eguale che siano riconosciute dal prigioniero, maledetto o dannato. Micina notturna che gironzoli, lascia in pace i miei duri quadrati, non sono in alcun modo cibo per gatti. Se avessi un po' di buon senso, te ne verresti qui all'ora dei pasti, quando la carne è sovrabbondante. Tu non puoi mangiare né il manoscritto, né Confucio, neppure le scritture ebraiche. Esci da quella cassa di prosciutto, contratto W11, oh, 9, oh, usato adesso come guardaroba, ex peso lordo 53 libbre. La penna dell'eucaliptus a muso di gatto è dove non puoi giungervi. Ricondotto in patria, fu processato. Una perizia psichiatrica lo dichiarò malato di mente. Fu rinchiuso in una casa di salute. Nel 49, critici e poeti d'America gli conferirono il premio Böllingen per i canti pisani, che si chiudono con questi due versi. Se la brina afferra la tua tenda, renderai grazie che la notte è consumata. Solo dopo la sua tragica disavventura americana, quando tornò in Italia, ebbi modo di ritrovarlo, ormai canuto, ma sempre autorevole, fondamentalmente buono e serio. È comprensibile che Pound abbia questo atteggiamento, diciamo, agnostico, e che rifiuti in un certo qual senso la paternità dell'esperienza poetica della neo-avanguardia italiana. Le ragioni mi paiono evidenti, e il distacco tra le due esperienze altrettanto. Mentre Pound si è richiamato nella sua operazione di eversione linguistica al mondo classico dei Cavalcanti, degli Arnaud Daniel e dei Provenzali e alla saggezza orientale di Confucio, i giovani poeti della neo-avanguardia italiana si richiamano invece a quelle che sono le strutture del mondo contemporaneo. La crisi di linguaggio che si trova esemplata nelle poesie di Pound è una crisi diversa,
c'è un mondo alle sue spalle che rivive, mentre invece nella poesia della neoavanguardia d'oggi noi abbiamo soltanto un mondo che muore. La curiosità, questo è il mio consiglio ai giovani, avere curiosità. La presenza di Pound nella poesia italiana e soprattutto nella giovane poesia italiana è una presenza più definibile sul piano della poetica che non sul piano dei risultati poetici stessi. In altre parole, un'operazione di tipo avanguardistico come quella che è stata compiuta dai Novissimi sarebbe oggi del tutto impensabile se Pound a suo tempo, e vale a dire 60 anni fa, non avesse già fatto un'operazione altrettanto identica. Signor Pound, lei condivide l'opinione che per testimoniare sul mondo attuale, per dare conto di questa realtà, lo scrittore oggi disponga soltanto di una lingua splendida ma morta, o dei frammenti di più lingue consunte? La letteratura trova sempre qualcosa di nuovo nelle cose comuni. Io ne ho messo insieme tante, facendo nuove combinazioni. Guardi, direi che c'è in lui uno sforzo costante di superare le barriere segnate a un determinato linguaggio. Voglio dire, l'inglese non gli è sufficiente. Nel momento che dà la citazione in greco, in caratteri ideogrammatici, in qualsiasi altra lingua che in quel momento gli sembra rendere meglio il suo pensiero, a quella ricorre. C'è questa impazienza di essere vincolato a un determinato lessico, a un determinato linguaggio geograficamente circoscritto. La lingua invecchia e nello stesso tempo ringiovanisce. Mi pare che Pound con questo si riallacci all'uso che si fa di una lingua. Tutte le lingue possono essere morte, tutte le lingue possono essere vive, dipende dall'uso che ne fa il poeta. In questo caso Pound, pur facendo un'opera che può apparire di restaurazione per il fatto che si riallaccia a una lingua come il latino medievale oppure al provenzale, in effetti compie un'operazione di estrema modernità, proprio perché da questo uso e da questo inserimento di una lingua morta in una lingua viva è riuscito a creare una lingua poetica del tutto nuova. Ed è vero che la poesia oggi opera distruggendo i rapporti del linguaggio e riconducendo il discorso a momenti isolati di parole? Ma questo non deve distruggere il rapporto con la realtà. In una scienza del linguaggio, signor Pound, facciamo riferimento alle sue molteplici operazioni poundiane, in questo senso facciamo riferimento a tutto ciò che ne è derivato. Le scritture possibili si definiscono sotto la pressione della storia e della tradizione? Sotto la pressione della storia e delle cose nuove che entrano la conoscenza. Scrittura, diciamo lingua più stile. Ad uno scrittore allora è sempre concesso di scegliere la propria scrittura fuori del tempo, come in un arsenale, poniamo, un deposito delle forme letterarie. E il museo non deve soffocare la vita. Senta Pound, quali sono i pittori che lei ha amato di più? Credo quelli del 400. Il pittore del 400. E dei pittori suoi contemporanei? Dei pittori che lavoravano dal 17 al 30, insomma, durante la sua gioventù. Dice? Cioè, voglio dire, lei ha amato più i pittori la cui pittura assomigliava più alla sua poesia oppure i pittori diversi dalla sua poesia? Io ho scritto un giorno al margine di una lettera al pittore William Lewis: mi interesso molto poco ai pittori.
Un critico, infatti, ha scritto di me: Pound sceglie la musica e la scultura per paragonarle alla poesia e non ha mai dimostrato interesse speciale per la pittura. C'è il secondo dei suoi canti pisani che comincia così: fuori dal flegetonte, fuori dal flegetonte, Gerard, tu sei venuto fuori dal flegetonte, con buxteude e clages nella bisaccia, con lo stambuc di sax nella valigia, non di un solo uccello, ma di molti. E qui la poesia si interrompe e segue uno spartito musicale. C'era i primi frasi di questa musica, non tutto, c'è troppo. E che musica è? Questo canto degli uccelli è di Gianca, scritto per coro. Francesco da Milano lo trascrisse per liuto e Gerard lo ritrascrisse per violino. Sulla scrivania, vicino ad una riproduzione del ritratto fatto da Wyndham Lewis, una ceramica, a Venezia. La mia strada hai segnato e la bellezza di questa tua Venezia mai rivelata. Oh Dio, quale grande gesto di bontà abbiamo fatto che tu ci doni questa meraviglia. Oh Dio delle acque, oh Dio della notte, quale grande dolore viene verso di noi che tu ce ne compensi così prima del tempo. Oh Dio del silenzio, purifieno cœur, purifieno cœur. San Gregorio, San Trovaso, il vecchio Esiovan corse a 70 anni dietro le sue glorie e arrivò a lungo andare e gli occhi della famiglia rimasero lo stesso Adriatico. Per 3 generazioni San Vio e fu, credo, l'ultimo mese che il Redentore, come al solito, rivedrò mai più la Giudecca o le luci che vi cadono, Ca' Foscari, Ca' Giustinian o la Ca, come la chiamano, di Desdemona, o le due torri dove non ci sono più i cipressi, o le barche ormeggiate alle zattere, o il molo nord della Sensaria da Cruon, sotto le due ali della nuvola, come di meno o di più di un giorno, accanto alle colonne di pietra lisce come sapone, dove San Vio incontra il Canal Grande, fra Salviati e la casa che fu di Don Carlos, dovrei buttare tutto in acqua, le bozze a lume spento. E accanto alla colonna del Todaro dovrei traghettare dall'altra o aspettare 24 ore. Libero allora, in ciò la differenza, nel gran ghetto lasciato in piedi, col nuovo ponte dell'era nel luogo del vecchio brutto edificio, Vendramin, Contarini, Fonda, Fondeco e Tullio Romano scolpì le sirene, come spiega il vecchio custode, così che da allora nessuno è stato capace di effigiarle per lo scrigno di gioielli. Santa Maria dei Miracoli, dei Greci, San Giorgio, il luogo con i teschi nel Carpaccio. E sulla fonte a destra entrando vi sono tutte le cupole d'oro di San Marco. Bene, la mia finestra dava sullo squero dove ogni santi incontra San Trovaso. Le cose hanno fine e principio. Voglio leggere 2 versi che secondo me riguardano la sua vita, che lei ha scritto nei canti pisani, cioè in un momento molto doloroso della, appunto, di questa sua vita. Dumas giovane piange solo perché Dumas giovane ha lacrime. Lei con questo Dumas giovane intendeva pensare a se stesso giovane o no? No, con Dumas giovane non pensavo a me stesso. Anzi, in uno dei canti pisani ho scritto Tar, tre tardi con la tristezza. Tardi, molto tardi ti ho conosciuto la tristezza.
che veramente ami non ti sarà strappato. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Il mondo a chi appartiene? A me, a loro o a nessuno? Prima venne il visibile, quindi il palpabile Elisio, sebbene fosse nelle dimore d'inferno. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Strappa da te la vanità. Non fu l'uomo che creò il coraggio, o l'ordine, o la grazia. Strappa da te la vanità, ti dico strappala. Cerca nel verde mondo quale luogo possa essere il tuo, nel raggiungere l'invenzione, o nella vera abilità dell'artefice. Strappa da te la vanità, Paquin, strappala. Il casco verde ha vinto la tua eleganza. Dominati e gli altri ti sopporteranno. Strappa da te la vanità, sei un cane bastonato sotto la grandine. Una pica rigonfia in uno spasimo di sole, metà nero, metà bianco, ne distingui un'ala da una coda. Strappa da te la vanità, come sono meschini i tuoi rancori, nutriti di falsità. Strappa da te la vanità, avido di distruggere, avaro di carità. Strappa da te la vanità, ti dico, strappala. Ma avere fatto in luogo di non avere fatto, questa non è vanità. Avere con discrezione bussato perché un blend aprisse, aver raccolto dal vento una tradizione viva o da un bell'occhio antico la fiamma inviolata, questa non è vanità. Perché qui l'errore è in ciò che non si è fatto, nella diffidenza che fece esitare. Il vecchio Hayes ripiegò le coperte. Né Eos né Espero hanno subito alcun torto dalle mie mani. Un uomo su cui il sole è tramontato.